Buongiorno. Il Vangelo di oggi ci porta a parlare del compimento del regno, così è intitolato l'inizio di questo 26esimo capitolo dalla Bibbia CEI. Il compimento del regno nel Vangelo di Matteo inizia e conclude la passione di Gesù che abbiamo ascoltato domenica scorsa, secondo l'Evangelista Marco, e ascolteremo tra qualche giorno, venerdì, secondo l'Evangelista Giovanni. In questo momento, in questo passo, il protagonista è Giuda, Giuda l'Iscariota, che ricorre in questi pochi versi, in questa decina di versi, per ben due volte, l'inizio e la fine, quasi a cornice di questo breve testo. Sicuramente l'elemento della quantificazione del trovare il momento giusto è centrale. In questo caso, in questo testo, in forma negativa, ma a noi deve cogliere soprattutto l'aspetto positivo, quello di prepararci, di trovare l'occasione, giusta. Insieme a questo, nel testo ricorre più volte la dimensione del dire, del parlare. Nel testo greco ricorre addirittura 11 volte, ma queste 11 volte si dividono in due parti, in due modi. Il greco, per utilizzare il verbo dire, che è uno dei maggiori verbi che utilizzano, che utilizziamo un pochino in tutte le lingue, ha due forme, usa due forme, una con una radice cosiddetta del presente e una radice del perfetto. Ovviamente l'Evangelista usa nella radice del presente di ciò che è effimero, che ha una durata sì, ma abbastanza limitata. Lo usa lui per narrare, di solito con dei participi, o lo mette in bocca a Giuda. Mentre il perfetto, cioè tu l'hai detto, è quella parola che rimane in bocca di Gesù. Una forma di perfetto, cioè qualcosa che ci indica una conclusione, ma in realtà tu l'hai detto, è anche un progetto che sta già nella mente di Dio e che si realizzerà poi nei prossimi giorni. In questo tu l'hai detto, che sentiremo ripetere da Gesù molte volte, si conclude in forma stigmatica tutto l'insegnamento che passa nel Vangelo di Matteo. Matteo è l'evangelista delle grandi parabole, è l'evangelista nel suo capitolo quinto dei grandi discorsi, quello della montagna soprattutto, che ricordiamo come il discorso delle beatitudini. Ecco, in questo tu lo dici, tu l'hai detto, Gesù affida a noi il messaggio di essere davvero testimoni in questi giorni, di farci noi voce per lui, per questi giorni che saranno di silenzio per la Chiesa, noi con i nostri gesti e le nostre parole dovremo essere e saremo sicuramente testimonianza viva del mondo di lui, che è la vita.